Ciao ragazzuoli, se avete bisogno di crediti passate dal link in descrizione, trovate FIFA Coins Buy, tutto in descrizione, mi raccomando, velocissimi, sicuri ed affidabili. Trovate anche il mio codice coupon DAV5 per avere uno sconto del 5%. Partiamo con il video, buona visione. Ben a tutti ragazzi, sono Davide, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzuoli, oggi siamo ufficialmente con i premi del FUT Champions, questa volta però ragazzi con un account nuovo. Perché? Il mio amico Alessandro, che ringrazio veramente tantissimo, trovate il link in descrizione della sua pagina di Facebook, mi ha cortesemente dato il suo account per andare ad aprire i suoi premi su Champions, perché lui gioca a livello professionistico, diciamo così, è un pro player che lo ringrazio veramente tanto, ci conosciamo da un po', quindi ha detto: Dav, vuoi aprirli? Faccio, vabbè, perché no. Gli altri due account invece, i miei soliti, ragazzi, andrò ad aprirli. Registrerò sempre stasera, ma li avrete nei prossimi giorni, penso lunedì o martedì, quindi con altri pacchetti. Oggi ragazzi andiamo a riscuotere, non soltanto riscuotere, riscattare, diciamo un po' così, i premi ragazzi di appunto Alessandro, con dei pack veramente assurdi. Naturalmente è arrivato in fuori classe perché lui è veramente forte e ha una squadra assurda. 125.000 crediti, due pacchetti rari maxi e due pacchetti premium SDS, che sarebbe della squadra della settimana. In più ragazzi, lui molto intelligentemente si è tenuto i pacchetti con i giocatori IF anche dalla scorsa settimana, dove era sempre arrivato fuori classe, e quindi mi ha detto: non ha senso aprirli settimana scorsa in cui la squadra era veramente, ragazzi, brutta, veramente brutta. Provo a tenermeli nella speranza che esca una buona squadra la settimana successiva. È arrivata una squadra tutto sommato ottima, anzi adesso andiamo a vederla insieme, e appunto aveva molto più senso aprirli questa settimana piuttosto che quella precedente. Prima di andare a vedere però la squadra della settimana, in cui è possibile trovare tantissima gente, raga, tra cui anche giocatori hero veramente incredibili, vi mostro la sua. Vabbè, qualcosa di assurdo, già il tridente qua è straordinario. Naturalmente Isco poi va sostituito ad inizio gara, dipende, penso che utilizzi Son molto probabilmente, o comunque Alessandrini a inizio gara. Come vedete è veramente una formazione ottima, con la Roma a sinistra, la Juve, scusate, la Roma a destra, la Juve a sinistra, il Real qui davanti che fa veramente paura con Modric, Ronaldo, Bale, e appunto Isco che poi va naturalmente a sostituirsi. Molto probabilmente poi mette Ronaldo centrale, a sinistra Son o Alessandrini. Adesso di preciso non so come gioca, però la formazione è veramente tantissima roba. Perfetto, questa è la squadra della settimana e ha dei nomi, cioè, boh, paradossali, incredibili. Abbiamo Son davanti, 84 di overall ATT, quindi con un valore incredibile, sarà intorno ai 300-400 mila. Poi abbiamo Lukaku 87, Eriksen tantissima roba hero dopo la tripletta con la Danimarca nel 5-1 che l'ha portata ai mondiali. Poi abbiamo Mané 86, Tolisso 84, anche lui ottimo, David Silva un esterno destro che non mi fa impazzire, però comunque 89 di overall. Poi abbiamo Rodriguez, Benatia, Granqvist infame che gioca nella Svezia, Versalico a destra e in porta Boruk. Poi anche una discreta panchina, non sono nomi eccezionali, però ragazzi gli 11 titolari fanno veramente paura, quindi speriamo in bene di trovare qualcosa di ottimo. Abbiamo, come vi ho detto prima, tantissimi pack, quindi abbiamo addirittura 3, 6, 9, 12 IF da andare ad aprire, più due pack da 100. Io direi di partire dal pack da 100 perché sono ancora disponibili per pochi minuti, circa 20, ancora i giocatori, i nuovi one to watch, chiamiamoli così, quelle nuove carte verdi e viola che avete visto nel corso della settimana. Partiamo con questi ragazzi, incrociamo le dita, dai Alessandro, spero di farti veramente trovare di tutto, urlerò al tuo posto perché con dei pack così difficilmente la però sul mio canale, a meno che non sono premi mensili. Comunque raga, partiamo, primo pack da 100, vediamo subito Ronaldo, 24 oggetti, 24 oro, su, questi sono i premi di fuori class. Ragazzi, non ci credo, ma veramente, neanche la luce? Ma scherziamo? ATT della Lazio Immobile, in un pack da 100 manco la luce mi hai dato. Aspettate, voglio vedere lo schifo che c'è. Che cos'è? Ma cos'è? Ma veramente? È uno scherzo. Vediamo, aspetta. Nei doppioni. Non c'è neanche un doppione. Ma scherziamo? C'è neanche le bandiere mandate in un pack da 100. Pensavo fosse impossibile una cosa del genere. Invece, devo dire che siamo partiti col botto proprio. Vabbè. 24 oggetti, 24 oro, 24 rari.
Andiamo nuovamente, raga. Almeno qua, cioè se non mi dai la luce qua, veramente mi inalbero. Mi inalbero. Oh, me l'ha data. Vediamo insieme. Attenzione, non è if. Vediamo il piccante della tifone. Francia, ATT. Mbappé. Sì, finale. Era il tutto settimana scorsa. Ma va benissimo perché vale tantissimo. Kylian Mbappé 83, basso di oro, basso, perché anche a sto giro ho rischiato di non prendere le bandiere, a Koke 84 e poi nient'altro di interessante, perché gli altri sono 283. Comunque, regà, Kylian Mbappé, tanta roba, vediamo quanto vale, secondo me sarà sui 100, dai, 110 più o meno ci siamo. Regà, 100k, Kylian Mbappé, tanta roba, bene, abbiamo... ripreso anche un po' la situazione dopo che il primo pacchetto non mi ha dato nulla, neanche walkout, cioè è veramente incredibile, walkout bandiere, ecco. Il resto teniamo tutto, vediamo se ci sono dei doppioni, c'è solo Dalbert che abbiamo trovato nel pack di prima, che direi di scartarlo, questo scarzone che anche nella realtà, ragazzi, vabbè, lasciamo perdere. Perfetto, siamo carichi, abbiamo tutti questi 4 pack da aprire, 12 if, ragazzi. Prima di partire però vi ricordo di lasciare un bel mi piace, mi raccomando, perché devo veramente ringraziare per tutto il supporto che mi state dando, e poi seguitemi anche sul mio profilo Instagram Dav93 perché arriveranno delle news importanti, soprattutto con Adidas. Quindi ragazzi, primo pacchetto, premium, squadra della settimana, vediamo se i 3 giocatori sono buoni, vai, dai, su. Ok, vabbè, la luce è assolutamente presente, vediamo insieme, attenzione, no, ecco, uno schifo, CC, uno schifo del Toro, Adem Ljajic, 82, perfetto, il primo pack è veramente scandaloso, gli altri faranno schifo, già lo so, saranno 81 di overall, immagino, ecco, Dirare Boruk, bene, i primi tre è uno schifo, veramente, uno schifo, quanto vale Ljajic? Neanche 20.000. Raga, 15.000, 16.000 forse. Vabbè, gli altri due neanche li guardo perché fanno schifo. Io invio tutta la lista trasferimenti che magari li potrebbe utilizzare per qualche sfida, visto che oggi è uscito Sané e necessita veramente tantissimi giocatori if. Ok, raga, e niente, il primo pacchetto che apriamo sempre di tipologia diversa fa schifo, quindi col pack da 100 l'abbiamo già scartato. Il pack if, basta, l'abbiamo già scartato, almeno sti tre dovrebbero andare bene. Quindi il secondo, in teoria, dovrebbe darmi un bel player. Vediamo, ti prego, non di nuovo Ljajic, per l'amor di Dio. Te lo chiedo, anche un Viola mi piacerebbe, non sarebbe male perché è possibile trovarli. Attenzione Belgio, ATT del Manchester, Lukaku! Romelu! Lukaku! Mamma mia, regà! Eccolo! Cosa ho fatto? Queste mani! Magiche, il joystick, tutto bacio. Romelu! E andiamo! Mamma mia, che sculata, raga! Non ci credo! Fammi vedere perché nel pack ancora sti due! Ma basta! Dirare Boruk, non li voglio più! Però Romelu! 87 Lukaku! Vediamo quanto vale, attenzione, perché qua... Oddio! Il price range è bestiale. Oh, però mi aspettavo un po' di più. Vabbè, 300.000 su tutti, siamo sui 350, credo, più o meno siamo lì comunque. Mamma mia, raga, aspettalo, lo devo inviare subito alla lista di trasferimento, perché questo qua... Madonna Romelu, 87, oh, il secondo pack porta bene. Ok, inviamo la lista di trasferimenti, perfetto, gli altri due pure, che devo fare, ormai è inutile tenermeli. E aggiorniamo il catalogo, attenzione, mancano due pack, ragazzi, qua, dopo Romelu, veramente, cioè, non so più cosa chiedere, un Eriksen magari... Mi spiace, anche un son. Attenzione, penultimo pack, incrociamo nuovamente le dita. Dai ragazzi, andiamo dentro con il penultimo pack. Su, dammi un altro Belgio, non sarebbe male. Attenzione, il pack si sta aprendo. Vi prego, Son, l'ho chiamato! Oh, il Son! Oddio, raga, ma che pacco penile, ma se non mettete mi piace mi arrabbio veramente. Oh, Milson! E andiamo! L'ho chiamato! Adesso datemi Eriksen. Vabbè, nel pack di sicuro non lo trovo. Vediamo cosa c'è però. Ancora! Basta! Non li voglio più questi due qua! Tiratemeli via da sto schermo! Oh, Milson! Attenzione, vediamo il price range. Anche qua siamo sui 300. 360, 350. Ragazzi, lo sto facendo diventare ricco sto garçon... Attenzione, allora, subito la lista trasferimenti. E sti due qua basta, non vi voglio più vedere. Se li trovo veramente anche dopo, sono pronto a scartarvi, ve lo dico adesso. Ragazzi, ultimo pacchetto, non posso chiedere di meglio. Anzi, non c'è due senza tre se mi fai trovare un Eriksen, veramente. Ti prego, veramente, dammi un Eriksen.
Attenzione, ultimo pacchetto è andato. So che avete appena lasciato un mi piace, quindi vi ringrazio. Viola! Oddio, l'ho chiamato veramente! Non ci credo! Dimmi! No! Chi è? Granquist infame! Mannaggia lui il Krasnodar! Granquist 85! Però, attenzione, potrebbe esserci Son nel pacchetto, perché è 84. Ma stai fermo lì, che ti è andata pure bene con la Svezia. Attenzione a Granquist! 3, 2, 1, vediamo se c'è Son nel pacchetto. Speriamo, anche Tolisso, eh! Anche Tolisso non sarebbe male. Vediamo. No, Fernandez e Dirar. Mannaggia, il suo qua mi sta sulle palle. Vabbè, non benissimo l'ultimo pack, ragazzi, ma il secondo e il terzo e poi Mbappé, qualcosa di assurdo. Ho forse il mio miglior pack opening, raga, di quest'anno assolutamente. Vado Granquist, Fernandez e Dirar. Non ci voglio credere, veramente, ragazzi. Tantissima roba. Io vi ringrazio, vi ringrazio per il supporto che mi state dando, perché qua sto trovando di tutto, incredibile, e poi, vabbè, 20k Granquist. Poi andrò ad aprire sicuramente sul mio account e non trovo niente. Però vi prometto che arriverà il video, quindi, o lunedì o martedì, con i premi del mio Food Champions. Ci vediamo con un prossimo video, spero che vi sia piaciuto. Passate dal link in descrizione, dal mio Instagram, Davo93, quindi andate a seguirmi e lasciate anche un mi piace alla pagina di Alessandro che trovate in descrizione. Io vi saluto, ci vediamo con un prossimo video. Dai, ragazzi.